Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sempre dedicato all'uncinetto e al lavoro a maglia. Oggi sono qui con voi con una nuova maglia, con un nuovo modello per il quale ho utilizzato ben 5 tonalità di verde. Questo modello è molto particolare perché si crea praticamente una spirale intorno alle righe e si ottiene quindi questo effetto che voi vedete proprio sul modello, quindi queste due righe che concatenate rendono il tutto molto più interessante e rendono il modello molto molto carino. Vi assicuro che è molto molto facile da fare, anche questo video appartiene alla linea di video che sto realizzando utilizzando soltanto gli stecchetti e qui sul mio mini uncinetto ho già un pezzettino preparato, come potete vedere. Le righe sono molto molto facili da imparare e adesso vi faccio subito vedere. Riga primaria, quella dell'inizio, la facciamo sempre uguale. Maglia destra, 1 e 2 giri intorno all'uncinetto e poi mi faccio una bella maglia destra. Proseguo, maglia destra, 1 e 2 giri intorno all'uncinetto, proseguo nuovamente e vado in maglia destra. Andiamo avanti, nuova maglia destra, giro di uncinetto doppio, maglia destra. A questo punto proseguo ovviamente nello stesso modo, quindi cosa faccio? Propongo due maglie destre vicine, un doppio giro e poi ancora una maglia destra. Maglia destra, doppio giro, maglia destra, maglia destra. L'importante è che le maglie siano appunto vicine tra di loro e si alternino soltanto dopo con un doppio giro. Finisco con una maglia destra e sono pronta per andare avanti. Vado a fare subito una maglia destra, sfilo due giri e poi vado a fare un libero. Prendo un'altra maglia destra, faccio uscire i due giri e mi prendo un libero. Rifacciamolo, maglia destra, srotolo, libero. Lo rifaccio nuovamente, maglia destra, srotolo e libero. Proseguo alternando questi tre movimenti fino alla fine della riga. Maglia destra, srotolo e libero. Continuo così fino alla fine della riga. Faccio anche l'ultima maglia e poi posso proseguire con le mie righe. Continuiamo. Prima maglia. La vado a sistemare in questo modo. Poi prendo questo e lo lasciamo subito libero, quindi la seconda maglia la si lascia libera. Maglia destra, libero, nuovamente, maglia destra, libero, maglia destra e ancora libero. Continuo a muovermi in questo modo e seguendo questa alternanza, ricordandomi di lasciare un libero tra le mie maglie destre. Quando dico libero intendo dire che si passa con lo stecchetto dentro la maglia e la si lascia appunto libera. Questa parte di riga era sicuramente molto molto più facile delle altre e da qui già vedete come si sta sviluppando il nostro lavoro. Proseguo con un libero,
una maglia destra, un libero, un'altra maglia destra. Di conseguenza proseguo proprio con la mia alternanza, la stessa che vi ho mostrato prima. Andiamo avanti con le nostre righe. E a questo punto eseguiamo l'aggiunta di un nuovo colore. Andiamo a mettere il verde. Lo uniamo alla riga corrente. Poi maglia destra. Maglia destra. Due giri intorno all'uncinetto. Maglia destra, di nuovo maglia destra, due giri intorno all'uncinetto. Quindi che cosa sta succedendo? Stiamo riproponendo la riga che abbiamo fatto all'inizio, quella nella quale troviamo due giri di uncinetto in mezzo alle maglie destre. Proseguiamo. Maglia destra, giri di uncinetto. Maglia destra, giri di uncinetto, maglia destra, continuo con questo ordine fino alla fine della mia riga. Arriviamo alla riga seguente. Si sfila il primo, tiro su il secondo in libero, in questo modo, mi raccomando dove mettete il filo, e poi facciamo una maglia destra. Nuovamente srotolo, un libero e maglia destra, srotolo, libero e di nuovo maglia destra. Come potete notare, stiamo ovviamente riproponendo la riga che vi abbiamo fatto vedere in precedenza. Ovviamente questa è una riga che va sempre effettuata dopo quella di prima. O meglio, dopo quella dove vi abbiamo fatto vedere i giri di uncinetto. Fino a fine riga mi muovo ovviamente con la stessa alternanza che vi ho mostrato all'inizio della riga. A questo punto, riga numero 7, giro di uncinetto, andiamo in maglia destra, andiamo in libero, quindi una maglia destra, un libero, un'altra maglia destra, nuovamente un libero. Continuo con questa alternanza fino alla fine della riga, alternando quindi maglia destra e libero fino alla fine della mia riga. La nostra riga. A questo punto avviene una ripetizione delle righe precedenti, come avrete potuto notare. Vado a prendermi un libero. Questa qua è la parte che poi vedete concatenata qui nel mezzo, quella dei liberi. Vedete, qui si va a creare questa catenella che poi passa trasversalmente al modello. Maglia destra dopo il libero. Prendo il mio libero, maglia destra, libero e maglia destra. Proprio come prima, continuo nello stesso modo per tutta la mia riga. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un bel like, a lasciare un commento e anche a condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi perché qui facciamo tantissimi altri video, sempre dedicati all'uncinetto e al lavoro a maglia. Ebbene, per oggi è tutto, noi ci vediamo presto, ciao!